Buongiorno, siamo con il professor Andrea Giaccari, diabetologo della Fondazione Policlinico Gemelli di Roma. Buongiorno, professore. Buongiorno, buongiorno. Il concetto di innovazione in diabetologia, come illustra un recente position paper, Ambrosetti, si sta assumendo un valore nuovo e più ampio. Si parla adesso anche di sostenibilità e impatto ambientale, parlando di innovazione. Ecco, ci può riassumere quali sono i criteri in base ai quali si può definire innovativo un trattamento per il diabete? Guardi, in realtà la storia della diabetologia ci ha portato negli ultimi anni numerose innovazioni. Di fatto, dalla scoperta dell'insulina 100 anni fa, siamo in grado di portare a una glicemia normale qualunque paziente che abbia diabete tipo 2. Però poi sono usciti tutta una serie di altri farmaci che cercano di dare delle risposte importanti, soprattutto in termini di qualità della vita e di riduzione del rischio cardiovascolare e da ultimo anche una riduzione dell'effetto, diciamo, dell'impatto ambientale che questi farmaci possono dare. In realtà, come dicevo prima, non è tanto la difficoltà di curare il diabete quanto cercare di curarlo nel miglior modo possibile, con la miglior compliance possibile, con il minor impatto sia sulla persona con diabete in termini di qualità della vita, sia come impatto economico per diciamo, il nostro sistema servizio sanitario nazionale, che per fortuna è omnicomprensivo, sia per l'ambiente. E sicuramente ci sono importanti novità in arrivo. Ecco, da questo punto di vista, le novità a cui fa riferimento, la recente approvazione europea dell'insulina settimanale va in questa direzione. Ci può dire in che modo, è innovativa questa novità e perché rappresenta un cambio di paradigma? Ma guardi, è un impatto davvero fondamentale. Noi abbiamo già vissuto il passaggio di altri farmaci, peraltro iniettivi, da giornalieri e settimanali. In termini di efficacia, l'efficacia è sostanzialmente la stessa, ma quello che cambia è soprattutto la qualità della vita del paziente. Cioè, l'insulina non diventa più un problema giornaliero, ogni giorno fare l'insulina, misurare la glicemia, decidere cosa fare, ma farlo una volta a settimana, peraltro anche con una certa variabilità nell'ambito diciamo, anche del giorno, si può fare un giorno prima, un giorno dopo, ha un enorme impatto, come dicevo prima, sulla qualità della vita delle persone con diabete, semplifica tantissimo l'inizio di una terapia insulinica e questo fa sì che, secondo me, con ogni probabilità, molti più pazienti saranno in grado di iniziare con maggiore facilità una terapia insulinica, peraltro permettendo agli altri farmaci eventualmente presenti di lavorare molto meglio, proprio perché l'insulina basale è un'insulina che fa scendere tutta la glicemia nell'arco della settimana a questo punto, e gli altri farmaci possono lavorare, mentre oggi purtroppo si aspetta all'ultimo minuto per iniziare una terapia insulinica e da domani questo, per fortuna, non saremo più costretti a farlo. Non sarà più qualcosa che terrorizzerà, spero, le persone che devono iniziare una terapia insulinica. Quindi un effettivo cambio di paradigma. Assolutamente un completo cambio di paradigma, proprio per la estrema semplicità e la capacità di migliorare il controllo della glicemia e di migliorare la qualità della vita, perché quello che conta per la persona con diabete è cercare di migliorare la propria qualità della vita, e riducendo la glicemia in modo così efficace, in modo così semplice, con una semplice iniezione settimanale, diventa davvero un cambio di paradigma della terapia. Grazie, arrivederci. Grazie.